appunto per l'export, per portare cose a basso costo in tutto il mondo, piuttosto che di incentivare l'agricoltura locale, la filiera corta, il chilometro zero, chiamiamolo un po' come vogliamo, e questo ha delle ripercussioni, perché questo provoca il fatto che ci siano sempre più difficoltà a reperire prodotti di qualità sui territori. Se noi siamo un territorio abbastanza fortunato, però se pensiamo intorno anche alle zone che non sono tanto distanti, cioè io parlo della provincia di Milano, in cui ci sono terreni agricoli, cioè ci sono terreni nel parco sud di Milano, è una delle zone potenzialmente dove stanno costruendo l'Expo alla faccia di tutti i terreni agricoli, è una delle zone più vocate per l'agricoltura, perché non parliamo di brichi come i nostri, in cui per fare un pezzo di piano devi tirare su dei muretti a secco di 2 metri, parliamo di zone fertili con l'acqua, con tutto quello che si vorrebbe fare, che però vengono destinate ad altri usi. Quindi la terra, le sementi, si preferisce acquistare, importare sementi anche transgeniche da dei paesi, dalle multinazionali che le producono, piuttosto che provare a moltiplicare le nostre. Si preferisce brevettare, come diceva bene Roberto, si preferisce brevettare, e adesso lo stanno facendo, brevettare cavoli, nel senso che se uno vorrà piantare una certa qualità di cavolo sarà costretto a pagare le royalties a una ditta sementiera che ha, se comprate i diritti, e quel cavolo non è più della collettività, è di quella ditta lì. Per cui dovrà pagare tutte le volte che va a comprare la bustina, se non riuscirà a moltiplicarsele. Tutte cose che minano alla base la capacità di un territorio, di una categoria di persone di poter portare avanti il proprio, perché sta roba costa. La roba molte volte ha un costo rispetto a quello che poi viene di guadagno molto elevato, e alla fine toglie reddito ai contadini o a quelli che magari vorrebbero fare i contadini. È brutto anche quello che stanno vendendo tutto, una parte dell'Africa, anche sull'America, anche qui in Romania, cosa, perché vendono delle società. O dei privati, la mano d'opera la prendono là a costo zero. Oppure non è che me lo do, perché prendono tipo in Brasile, prendono estensioni. L'agricoltura che stava parlando lì, insomma. Non ha bisogno di mano d'opera. Ma infatti, tutto meccanizzato, tutto. Infatti, uno slogan che usiamo forte è l'agricoltura senza contadini. Cioè, ormai esistono queste estensioni. E la Romania è un esempio in Europa, perché noi parliamo dell'Africa, ma la Romania è... I cinesi l'hanno già comprata. E invece gli europei sono comprati la Romania. Fate il conto, un dato che secondo me è allucinante. Parliamo di sovranità alimentare, di sicurezza alimentare. La Romania ha tanta terra arabile quanto l'Italia. Ha 20 milioni di abitanti, importano l'80% di quello che mangiano. Cioè potrebbero fare da mangiare per 4 ore, infatti quando c'è, non per dire che stava bene, però per fare un esempio, nel modello precedente loro riuscivano a avere il fabbisogno coperto. Adesso loro importano l'80% di quello che mangiano, perché quei terreni vengono coltivati per produrre mais, soia, transgenica a basso costo, cioè da inviare nell'Europa occidentale per allevare le nostre animali. Quindi i rumeni, se si volessero mangiare, contadini non ce n'è più, perché non servono i contadini. I pesticidi vengono dati con gli aerei, i terreni vengono coltivati con dei trattori che, cioè, rispetto ai nostri, fanno ridere. Però questa cosa qui si sta. Cioè, la pianura padana non è in mano a capitali stranieri, però abbiamo tutti gli anni una cementificazione che compre un territorio pari a 3 province lombarde. Abbiamo una concentrazione di polli. Di polli d'allevamento o di vacche o di maiali in 3 province fra Veneto, l'Emilia e la Lombardia. L'80% dei polli che si mangiano a livello nazionale, cioè anche delle ricadute su quei territori, che altro 4-5 anni, come diceva la tipa indonesiana, cioè lì ci vorranno centinaia di anni per ripristinare un pochettino l'equilibrio, e questa è una volontà.
Quando si dice, quando Roberto dice bene, che noi per allevare, io parlo di un esempio, 100 capre in una zona che se non ci mette il capo non ci rende niente, no? Devo avere le stesse regole di una stalla da 4.000 vacche da latte, o il caseificio deve rispettare della legislazione come la Galvani, in cui io devo avere bagno, antibagno, controbagno, spogliatoio, cioè che siamo noi, sempre noi che ci lavoriamo dentro, non abbiamo dipendenti. Questo vale per una famiglia che fa il miele, per una famiglia che fa le conserve, una famiglia che fa la pumarola da vendere al mercato, che si macina un po' di grano, che si coltiva biologico da vendere sui mercatini. Questo vale per noi, per tutte le categorie. Allora qui dovremmo tutti quanti, che facciamo i contadini o meno, ribellarci, cioè, perché questa cosa qui sta portando alla chiusura, allo strangolamento di aziende agricole che magari partono con tutte le buone intenzioni in questo mondo, ma non ce la fai, perché se tu devi fare un investimento di 100.000 euro in agricoltura, lo sapete meglio, quando te lo riparti? Quando devi fare un caseificio e spenderci 25-30.000 euro, quando con 5-6.000 euro faresti un caseificio che comunque ti permette di lavorare pulito? E vuol dire che quei 20.000 euro in più sono soldi che tu non ti entrano, che con cui finanzi le banche e con cui tu non puoi portare a casa uno stipendio. E questo secondo me è un problema che poi si ripercuote anche su chi semplicemente mangia. Perché quelle aziende lì finché durano, resistono. Ma quando poi chiudono quell'azienda lì non è che uno la sposta da un'altra parte. È terreno che va a rotoli e tutto un ciclo produttivo che si interrompe. Io ho dei parapresenti in Emilia, molto maggiore provincia di Ferro Carraccio, i miei zii, cugini. Quando io andavo a Porto Maggiore, avevo 10-15 anni con mio papà, andavamo con il camioncino e portavamo a casa le mele, perché là c'era proprio la coltivazione delle mele rosse, bellissime. Ci ritorno, ora non c'è più nulla. C'era l'azienda di trasformazione da Giorgi Colombani, hanno chiuso e insomma si è distrutto. Mentre il Trentino stanno tribulando perché lì c'è una concentrazione di produzione di mele pazzesche, ma hanno tutte le falde acquifere inquinate. Chi non lavora su quel settore lì non ne può più, perché comunque danno 25-30 trattamenti all'anno. Cioè vuol dire che quelle persone che ci vivono muoiono anche loro, che ci lavorano muoiono anche loro, non è che non muoiono. Però almeno loro si portano a casa in qualche modo la pagnotta, ma quelli che non ci lavorano si fanno. Bisogna dire che vanno tra le qualità, sì. che ci sono anche mele che molto meno, ma sicuro. Ecco, le cose che non loro, purtroppo, basta una mangiata che bisogna fare con la tanetta. Certo, poi non spreco, diciamo, un utilizzo dell'acqua, hanno sistemi di irrigazione comunque che vanno, anche le vigne addirittura va, irrigano tutto l'anno, cioè non gli manca per il momento no. L'acqua. Anzi, sono... la fanno venire a prevalenza, esatto, però... Scusa? Che non gli manca però la terra. Eh sì, è tutta contaminata, cioè nel momento in cui se la devono bere abbiamo l'acqua in Trentino, cioè in Trentino, capito? Fossero, che ne so, nel deserto del Sahara, c'è addirittura le falde è una superficie. Le falde sono alimentate anche, cioè nelle zone di bassa, dove sei giù, dove per quella giù, anche le... sono, infatti sono venuti anche ad Alessandri, lo so che mi hanno chiamato, che sono venuti delle famiglie, perché stanno girando un po' l'Italia per far rendersi conto di quel tipo di cultura lì. Monocultura legata a un unico prodotto, con un unico canale di commercializzazione, con un'unica, sta distruggendo le vite, ha dato, per carità, negli anni ha dato da vivere, da studiare, a generazioni, ma adesso siamo arrivati a dei punti che per aumentare sempre più la produzione, diminuire i costi, perché hanno la concorrenza anche loro delle mele che vengono da Sud America, dal Sudafrica, sono costretti ad avere dei ritmi di produzione che non sono più sostenibili neanche più per loro.
perché purtroppo si rigenera, si innescano delle, dei meccanismi che sono ingestibili. E questo che diceva la signora, un fatto ridere, lei vediamo sti qua con queste robe in testa che vanno a raccogliere il mais con macete, eccetera. Meno male che noi ci dobbiamo mettere in treppio, che passa, eccetera. Però una cosa, quando ha detto, con i fertilizzanti e i pesticidi che stiamo dando abbiamo delle produzioni minori. Allora, magari non c'è qua una laurea in economia, ma credo che quella gente lì che tutti i giorni, cioè i nostri lo vedono quando vanno poi a pesarlo al consorzio agrario, si è dato meno, si è dato di più. Ma là lo sanno, perché quando là ne prendono una pannocchia e la staccano e vedono cosa hanno preso, no? Se lo dicono quello loro, io credo che sia da crederci, cioè credo che sia una questione purtroppo vera. E lì il mais è nato lì. Cioè non parliamo di noi che abbiamo importato quella produzione e che quindi utilizziamo delle sementi che sono industrializzate e fatte, loro hanno ancora le sementi per quanto dura le originali e che non producono più come diverse. Quindi stiamo in qualche modo con questo tipo di cultura distruggendo anche l'agricoltura originaria, cioè da dove arrivano i prodotti che noi consumiamo. Abbiamo visto anche queste piantagioni di mais con delle piante altissime che noi qui ce ne sogniamo, tant'è vero che dalle prime mais mi dicevo, ma è mais o cos'è? Banale. Ho visto anche colore così. No, no, è vero, hanno anche il grano, anche noi siamo abituati a avere, poi farlo su quello, farlo la farlo posso dire, perché lo vuole coltivare, anzi lo vuol dire anche meglio. Queste qualità di grano che sono analizzati per poter lavorare meglio con il 23 sono però delicatissimi, cioè hanno problemi, poi danno problemi nella lavorazione, hanno una qualità di glutine pazzesco perché sono stati anche bombardati nel corso degli anni con delle agronoma, ci può dire da cosa? E perché? Perché si deve arrivare ad avere una produzione così, perché il pane deve essere gommoso invece di essere più fermo, perché si vuole andare lì, ma in realtà le varietà di grano, senatore Cappelli, varietà più antiche che magari avevano delle tipi di coltivazione diverse, hanno delle rese, poi la panificazione migliori, o comunque fanno un pane migliore, però non sono industrializzabili, non possono passare dentro queste macchine che fanno la pasta appunto come ce la immaginiamo noi. Però si è andato lì, si è andato lì, si è andato lì, si è andato lì, e adesso se si vuole fare diverso è un problema. So, racconta della 23 prima. Dai, no, questa 23 secondo me è... Abbiamo visto anche il teatro con il riso. Ci siamo curiositi di un grande è un agente rosso. Da noi c'è l'agente rosso, il passimento è subito successivo. A meno glutine. Quindi adesso vorrei, non sono agronomo, però questo bombardamento hanno fatto con le aviazioni, no? E hanno ottenuto dei gradi che sono più bassi. Che sono, quindi che non si adatta, no? Perché queste parti dove la piano che si adatta. Però li porti bassi e se lasci l'erba è tirata del grano. E quindi devi disturbare, invece con questi grani qua non ti servi, perché adesso appena comincia a partire, prima che parla l'erba, il grano è già 30 cm, no? Quindi non hai il problema di conflitto con le erbe infestanti. La resa è un po' minore. Però questi qui con tanto glutine sono quelli che poi hanno tolgato tutte queste intolleranze al glutine, no? Adesso ci complicano noi che non posso più mangiare prodotti di cereali perché c'è intolleranza, perché c'è una quantità di glutine che non... E anche la panificazione è fatta anziché con la pasta madre, con lieviti diversi che non arrivano a lavorare tutto quel glutine prima che uno se lo mangia, no? Quindi diventa anche un po' digeribile il pane con questi grandi. Non c'è un 23. Che tu se volessi comprare oggi un 23 in Italia che ha delle caratteristiche per un litro di grano lì, non esiste più, perché comunque fanno solo enormi, ma con come si chiama? Con un lungo di sotto la pettine che lavora solo sul tasso, no? Per cui
così quando vengono a tagliare questo qua, bisogna poi stare indietro con la cena negli angoli perché si taglia si buona. Cioè, la questione è che noi non difendiamo l'agricoltura con il macete, il mais alto 2 metri, che la gente deve andare a mano col cavallo, con le cose. Cioè noi difendiamo la possibilità dei contadini di poter fare del grano da poter trasformare e da poter produrre poi del pane più sano che la gente possa mangiare senza ammalarsi. Un latte crudo, io uso latte crudo, noi il latte crudo è una, cioè può essere una stupidata. La Lactalis ha fatto causa ai produttori, perché ha comprato la Parma per capirsi, ha fatto causa ai produttori di Camembert con latte crudo francese, che erano rimasti con 4 gatti, cioè la Lactalis, multinazionale, principe, la più grande del mondo, perché gli andava a rompere le scatole che loro potessero usare il latte crudo, perché il latte crudo è più sano, perché se bevi il formaggio, mangi il formaggio il latte crudo, è difficile tenere le tolleranze, se non sei chiaramente intollerante alla caseina o chiaramente, però non ci sono porcherie dentro. Però diamo fastidio, cioè questo deve essere chiaro, anche noi che siamo piccoli, che siamo gli ultimi, diamo fastidio perché diamo un esempio di come si possa fare dei prodotti più sani, più sostenibili in territori particolari, ma cercando di mantenere le nostre famiglie. Io non so se mio figlio con il mio lavoro può tornare all'università come i miei hanno fatto con me, ma questa cosa qui, secondo me, è, scusate, non posso parlare, ma scandalosa, perché comunque io faccio un prodotto buono, sano, genuino, che la gente lo mangia, se male in un posto che se non ci fosse noi ci sarebbero le bozzole, come dicono di là, gli rovi, altri 6 metri, frenerebbe tutta la montagna, chi abita sotto ci rimarrebbe schiacciato, però noi dobbiamo avere un caseificio. Stamattina è venuta la dottoressa dell'Asti, fra l'altro è anche una persona splendida, una delle poche ultime rimaste, però io devo avere il bagno, l'antibagno, il trasformatorio, e se lavoriamo solo il nostro latte, e siamo tutti, lavoriamo tutti lì, siamo tutti soci della cooperativa, non ci sono dipendenti. Però per legge lei chiude 2 occhi, fidato che poi non la seguono anche lei, non la mandano a fare qualche altro mestiere, perché ha questa idea qui. Loro, voi fate il pane ufficialmente? No! Cioè, capito? Loro fanno il pane, coltivano questo grano più difficile da coltivare, che è più buono. Pensano, se dovessero fare ufficialmente il pane, dovrebbero fare un laboratorio per fare il pane, cioè per fare quanto pane, quanto per macinarlo. Quanto grano devo fare per fare? Se tu macini 20 quintali in un anno, 200 quintali in un giorno, non cambia niente. E quindi mi hai detto, ci sono quei doni e basta. Capite che è diventata una pazzia? E questa cosa, purtroppo, lo dico, noi siamo sindacalizzati, perché purtroppo c'è bisogno. Però questa cosa, nel sindacato agricoli tradizionali, quello di rendere, diciamo, per cultura, tutti li metto dentro, no, gliene può fregarsi. Quello secondo noi, per quello che sono forti associazioni, cioè non è perché abbiamo l'idea di dover di ripartire, ricreare strutture, stipendi, funzionari, ma perché non siamo più rappresentati. Cioè sappiamo che se tu hai tot ettari, fai tot uva o tot grano o tot latte, sei qualche, perché prendi dei contributi, perché fai girare dei soldi, eccetera, dei contributi statali, allora sei in qualche modo tutelato, seguito in qualche modo. Se tu sei una realtà come le nostre, a parte organizzare qualche mercatino, che per carità va benissimo, o farti mettere dentro una brochure come eccellenza, poi alla fine queste cose che sono cose fondamentali, fondamentali per poter produrre. E quindi noi cerchiamo veramente, senza sapere niente, cercando di autodifenderci. Perché pensiamo che persone come Elisa, che magari domani volesse mettersi a fare la contadina, o piuttosto che qualcun altro, facciano una vita, debbano fare meno puffi con le banche per poter mettere in piedi un laboratorio e magari farsi, che ne so, il vino, l'uva lo porta in cantina, ma se ti vuoi fare, non so, 4 quintali di conserve per mangiare il mio formaggio, che tu non debba dover fare in un laboratorio come la Sacla a Asti, perché sennò ti degano. Ma Lorenzo, tu portavi l'esempio del Trentino, ma lui è arrivato da un nostro piccolo, pensa a io, noi negli anni addietro, c'era la coltivazione degli ospiti, no?
e ha fatto tempo, arrivato. Certo. Adesso poi, un po' per l'invecchiamento della popolazione, un po' perché non rende più, è stata abbandonata. Però dopo ci siamo trovati con una falda piccola e piccola. E questo è quello. E... No, questo infatti secondo me si collega bene con quello che diceva alla fine l'ambientalista, cioè il problema è che le piccole superfici contadine, se tu fai una politica sensata, li puoi anche riconvertire, cioè tu puoi anche cercare di spiegare ai contadini, a cui veniva detto campo a zero tanto va bene, perché poi veniva detto, ma le stesse sindacati, lo sappiamo, no? Beh, campo di pesticidi. Considerazione, no? No, ma è vero, ma è così, no? Però nel piccole aziende, anche da noi non siamo biologici, certificati, eccetera. Però la nostra realtà un domani riuscisse a riconvertirsi, che si dice riconvertire addirittura, manco se fossimo di un'altra religione, no? Lo puoi fare, ma il grande fazendero o la grande multinazionale che compra centinaia di ettari anche qui da noi per fare una monocultura, o Zonin che si compra la collina di San Po per fare il vino perché viene buono, cioè quella non ne frega niente, o fa un'operazione di marketing e quindi si fa quei 5.000, cioè quei 20, 30, 40 ettari su 5.000 che ne ha per poter dire io faccio vino biologico. Ma se no quello non ne frega niente. Invece ci dovrebbero essere, e non ci sono, politiche per fare in modo che i contadini possano prendere coscienza che stanno avvelenando se stessi e gli altri e potersi riconvertire al biologico quello che è. Perché è nelle conoscenze dei contadini, io ho degli amici viticoltori biologici lì nella Langastigiana Valborgo, no? Che ci si sono convertiti anche là, si può riconvertire dappertutto perché là era grigia la situazione. Che loro mi spiegano che fanno fatica a raccontare ai loro vicini più anziani come si possono fare dei trattamenti non sistemici nella vigna per evitare problemi di idio, peronospora, quello che è, perché loro hanno perso, perché questi contadini, pur essendo anziani, hanno perso completamente la conoscenza di quando è il momento, cioè loro aspettano la telefonata, ecco perché non vanno solo campagna, non sono sirena, chiamano, no? Aspetta la telefonata del consorzio agrario, che è quello che poi gli vende i pesticidi, cioè, guarda che devi andare a darlo, capito? Loro non hanno più coscienza di quello che stanno facendo. E questo è un grosso problema, cioè la fluorescenza, e anche lì il viticoltore lo so, cioè la fluorescenza cos'è alla fine? Cioè la pianta è talmente debole che quando ha trovato un parassita, un virus, quello che è, che l'ha potuto attaccare veramente da dentro, la sta sterminando e quello poi prende su tutti, sia quelli che sono biologici, quelli che non sono biologici, quelli che... Ma è partito perché? Perché abbiamo un'unica viticoltura che parte da Gorizia e arriva alle Alpi. Cioè abbiamo un'unica fascia tutta abitata, è come l'asilo, c'è un bambino che ha influenza, dopo tre mesi si va pigliando tutti, perché è così. Ma perché comunque ci sono anche delle pratiche che non aiutano, se io non voglio, io non ho la vite, prima faccio un pezzettino, però mi raccontano chi ce l'ha, se tu concimi in maniera sconsiderata queste vite, ti fanno un 2 metri di verde, che è tutto mollo, tutto mollo, quello lì è tutto percorso in cui la malattia si può attaccare. Se tu magari non concimassi, facessi delle altre tipo di lavorazioni, magari tutto quel verde non ce l'hai e magari la vigna è meno vulnerabile. Questo punto. Sì, inoltre, se posso riprendere l'esempio dei bambini a scuola, è proprio un problema di selezione genetica. I vivai e le ditte sementiere sono diventate molto poche e le varietà sono le stesse. Cioè, si coltivano, tranne poche eccezioni, le stesse varietà qua, in Sudafrica, in Sud America, in America del Nord, in California. Non è solo come avere la scuola con i bambini dentro e uno si ammala, è come avere la scuola e i bambini dentro, uno si ammala e sono tutti fratelli, in buona parte gemelli e tutti di una famiglia debole. Perché le piante sono tutte cloni, sono identiche uno all'altro, quindi sono resistenti alle stesse cose e deboli sulle stesse cose.
Ci sono stati alcuni casi quando si è iniziato sul pomodoro anche a innestare, come se fosse un albero che deve durare 20 anni. Gli innesti arrivavano dalla Cina, erano tutti identici, tutte piante sensibili allo stesso modo, con la malattia che arrivava dalla Cina e che qui non era comune. Ci sono state intere economie stravolte da questo utilizzo sbagliato della selezione genetica in agricoltura.